Milano, 12 dicembre 1969. A pochi metri da Piazza del Duomo vi è Piazza Fontana. Qui la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Ore 16:37. Un potente ordigno esplosivo, collocato all'interno di una valigetta abbandonata nel salone principale, provoca 17 morti e 88 feriti. È l'inizio di quella che sarà chiamata la strategia della tensione. Si inizieranno a leggere frasi inquietanti del tipo «destabilizzare per stabilizzare». A questa vicenda seguiranno per circa un decennio altri drammatici fatti di sangue, sino alla strage di Bologna del 1980. Ma chi ha voluto e pianificato tutto questo? Chi vi era realmente dietro a questi attentati? La strategia della tensione in Italia era stata messa in atto in una sorta di complotto internazionale tra la CIA statunitense, i servizi inglesi e i servizi segreti italiani deviati, per colpire il governo italiano di quegli anni, nel quale la sinistra aveva acquisito molti consensi e dunque prospettava di andare al potere. La strategia della tensione nacque proprio per questo motivo, per ostacolare l'ascesa della sinistra al potere. Per infangare e screditare la medesima si usavano i mezzi di comunicazione di massa. Una menzognera campagna mediatica veniva diffusa in modo tale da scaricare le colpe di queste stragi alla sinistra, mentre si sapeva benissimo che gli autori di questi terribili episodi di sangue erano nelle fila di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale. Per questo sono morti tutti quegli innocenti a Milano, a Brescia, sul treno Italicus, a Roma in via Fani e alla stazione di Bologna. Solo per ricordare alcuni episodi più eclatanti. Sono morti degli innocenti a causa di un meschino gioco politico in cui si inserivano illegalmente delle potenze straniere nella nostra politica interna per manipolare il corso degli eventi.